Vescia, l'olio della Valle del Menotre, ma non solo, perché ci sono anche pasticcini, la rocciata, tanti altri dolci che fa questo signore accanto a me, che sono proprio fatti con le sue mani e che sono veramente buonissimi. Ecco, io ne assaggio uno, ma prima di perderci in queste squisitezze qui a Vescia, andiamo a visitare il frantoio dove viene prodotto questo oro di Vescia, possiamo dire. Seguitemi. Allora amici, all'interno di questo bellissimo e storico frantoio chiaramente non poteva mancare un pizzico di convivialità. Accanto a me ho una bellissima signora, la signora Giuliana, amica dell'azienda, e vorrei, ecco, chiedere a Giuliana che sensazione ha rivivendo questi momenti dentro un frantoio come un tempo in qualche modo. È sempre un gran piacere stare qui al frantoio di Marcella, perché lei è una padrona di casa veramente squisita e di classe, per cui anche il frantoio è comunque elegante e raffinato, però resta comunque il frantoio di un tempo, ecco, con un bel camino come potete vedere. E che dire, è veramente un piacere tornare un po' alle origini. Questa manifestazione attira molta gente e sono 2 anni che la facciamo e siamo contentissimi. In effetti la manifestazione è basata solo sull'olio, ma oltre all'olio abbiamo altri prodotti tipici locali e siamo stati molto contenti. Non pensavamo questo afflusso, sono sincero, perché con altre feste vicino, ma per noi basta e avanza, sono sincero, e siamo contentissimi. Come è nata l'idea, no, di valorizzare questa valle, la Valle del Menotre? La Valle Menotre, cioè l'idea era venuta da noi, vedi come qua c'è un altro consigliere, tutti giovani, abbiamo una bella valle, abbiamo dei buoni prodotti, ma giustamente come paese non c'era chi se ne occupava. La Prologo, grazie a Dio, con le belle menti che abbiamo, è riuscita a farlo e siamo sinceri, e questa è una manifestazione che va avanti da 3 anni e la rifaremo anche il prossimo anno. Meglio di così penso che non c'è più altro da dire, perché tra l'olio, tra le lenticchie, abbiamo tutti i vari prodotti e la gente ha apprezzato moltissimo, siamo sinceri. Io spero solo che tanta gente che è arrivata è dovuta andare via perché non c'era molto parcheggio, questo sono sincero, perché sai, il paese è piccolo. Speriamo in un prossimo anno di farla un po' più grande con tutto il resto del paese. Più di questo non so che dirvi, guarda. Vescia è un piccolo centro e siccome siamo a pochissimi chilometri da Foligno, la gente anche sceglie di venire ad abitare qui. Abbiamo delle nuove abitazioni dove sono state occupate, perché Vescia nel suo piccolo c'è, tra la banca, il servizio di sicurezza pubblica dei carabinieri, la farmacia dei dottori, c'è un po' di tutto, è una piccola città. E questo gruppo, questo manipolo di pazzi che sono della Prologo, che si sono messi in mente di valorizzare un po' questo piccolo centro e con molti sacrifici e poco tempo a disposizione, perché chi lavora, chi ha le proprie attività, cerca di promuovere questo piccolo paesino, cioè anche le piccole realtà produttive di questo centro, l'alimentare che sceglie sempre un po' i prodotti a modo, il negozio di frutta e verdura. Io come ristorante e bar cerchiamo sempre di mantenere una certa linea di tradizione. Ho assaggiato quest'olio, amici, è veramente speciale. Ovunque lo assaggiate, perché poi, come diceva il signore, che è più di un frantoio, e devo dire che la verità è che
sono tutti di ottima qualità, forse anche perché le olive vengono tutte da queste parti. Sì, in effetti più che altro è tutto muraiolo, le colline qua a fianco sono tutto muraiolo. E volevo specificare una cosa: noi abbiamo vari mulini e questo che abbiamo menzionato ora, che ha menzionato il mio consigliere, è il frantoio Tega Luigi, che siamo sinceri, lei lo sa, no? C'è stato dentro e ha visto la realtà. Poi abbiamo vari mulini, abbiamo Benedetti Agostino e Benedetti Walter, due mulini eccellenti anche loro, che erano in esposizione anche oggi. Noi l'abbiamo portati e loro sono contentissimi. Far conoscere l'olio è la nostra strada per il futuro. E volevo ricordare che questo paesino, Vescia, conta 18 attività commerciali. È la verità, 1500 abitanti, non manca nulla. Facendo queste feste il paese cresce. E se qualche istituzione ci dasse una mano ogni tanto, invece di darci, come è successo anche ieri sera e lei ha visto, darci solamente dei problemi, potremmo far crescere i paesi senza tanto aiuto dalle istituzioni, perché la verità, se c'è voglia dei paesani e la nostra, noi andiamo avanti benissimo. Io più di questo, noi abbiamo deciso, adesso noi facciamo anche Vescia là, che è una bellissima manifestazione, 10 giorni in agosto, però se le istituzioni vengono a favore nostro e dei negozianti, possiamo crescere, ma se non c'è questo aiuto, signori miei, noi possiamo durare 10 anni, sai, io già ho una certa età, lui lo stesso. Di giovani ci stanno pochi qua da noi, non è che possono tirare avanti una cosa del genere, però ripeto, le istituzioni devono stare dalle nostre parti, altrimenti sì, i paesi crescono, ma a modo loro. Beh, positivo, non posso dire nulla, anzi, pensavo peggio, invece no. Per essere un paesino si lavora abbastanza. Con tante novità la gente viene attirata. Visto che siamo in un periodo quasi natalizio, avete fatto delle composizioni un po' particolari, qualcosa di... Sì, abbiamo già organizzato dei centrotavoli, delle oggettistiche per addobbare le case, dei piccoli pensierini già per il Natale. E quindi c'è parecchio da fare. Abbastanza, soprattutto se si vuole dare al cliente delle innovazioni e far sì, insomma, che la gente venga più attirata verso di noi. Abbiamo riscontrato che anche tanta gente da paesi limitrofi, anche da Foligno, comunque si sono avvicinati a noi proprio perché apprezzano il nostro lavoro. Lei viene dalla Campania? Sì, Aversa. Ecco, da Aversa, pensate, che cosa hai portato qui a Vescia? Ho portato bufala campana e prodotti tipici di Aversa. Come sei stato accolto qui? Benissimo, benissimo, alla grande, tutti amici sono. È un paese qui a Vescia che onestamente ancora si respira aria pura di campagna. Sì, è vero, è verissimo. Qui infatti con il signor Silvano, con la sommelier che sta qua, è un grandissimo amico. Io ci porto la mozzarella di bufala prettamente da Aversa tutti i martedì. Che cos'è che va per la maggiore? La mozzarella di bufala campana, quella là di origine di Aversa, infatti ne abbiamo venduta parecchia. Adesso il signor Claudio ci fa vedere una cosa veramente veramente rara per quanto riguarda il discorso delle poste. Qui che cosa c'ha sulle mani, signor Claudio? Una cartolina che riproduce il paesaggio un po' offuscato di Vescia Scanzano. Ma questa è importante, a parte che è importante per la prologo Vescia Scanzano, ma è importante per quello che sta dietro. Eccolo qua. E questa è una riproduzione della scrittura. E perché è importante? Perché è importante che ha una francatura particolare per quel tempo. E l'importanza è tutta qui in pratica. La francatura. Noi abbiamo avuto la fortuna che riporta verso Scanzano. E questo è il punto. Questa è la foto di Scanzano di qualche anno. Ecco, questa è proprio, se riuscite a vederla, amici da casa, è Scanzano di qualche anno fa, chiaramente. Ecco, però ecco, quello che voleva sottolineare il nostro amico Claudio
è la francatura sulla cartolina. Questa francatura è un po' particolare. Molto particolare, perché mi diceva? Perché a quel tempo le cartoline venivano francate con un valore più basso. Questo è un valore 5 volte più alto, come se fosse una raccomandata. Il punto è questo. Che monete ha portato? Sono monete che sono state coniate verso la fine del 1700, solo ed esclusivamente a Foligno, perché Foligno, come tutto il territorio umbro e non solo, stava sotto lo Stato Pontificio e aveva un'importante officina di conio delle monete dei vari papi. Ogni volta che cambiava un papa faceva stampare, faceva coniare le monete col proprio simbolo. Come vede, c'è anche il quattrino di Foligno, che è una delle monete più rare del regno. E qui a Vescia, oltre l'olio, troviamo anche le maioliche o la ceramica, per ceramica maiolica, come mi dice la nostra artista, che adesso ci dirà un po' che cosa hai portato proprio qui a Vescia. Io ho portato le mie opere, tutte realizzate da me, in maiolica di Deruta. Io abito a Deruta, ho un laboratorio a Deruta, ma ho anche un negozio a Foligno, in via Mazzini. Qui a Vescia volevamo proprio sottolineare che non è soltanto olio, ma c'è un po' di tutto. È un piccolo borgo, ma c'è tanta tanta roba. Come nasce la passione per questi bonsai? Diciamo che è un amore a prima vista. Quando io ho visto per la prima volta un bonsai, mi sono incuriosito, mi ha affascinato subito la particolarità della miniaturizzazione della pianta, e quindi ho iniziato con una pianta e un libro, e da lì 25 anni fa è nata questa passione, che negli anni è stata maturata con io ho fatto anche incontri con maestri giapponesi, che sono i leader a livello mondiale, quindi ho acquisito ormai un'esperienza che mi ha permesso in questi anni anche di diciamo dare vita ad associazioni, e proprio qui a Vescia a breve ne nascerà una, dove una ventina di persone interessate vogliono avvicinarsi a quest'arte. Noi adesso siamo qui proprio in occasione della festa dell'olio, l'olio della Valle del Menotri. Penso che sia riuscita bene, c'è parecchia affluenza, e anche questa è un'edizione, penso sia la terza se non sbaglio. E la gente risponde positivamente, quindi sì, spero insomma che diventi sempre più numerosa l'accoglienza. Ecco, diciamo, quello che fa da traino sarebbe proprio l'olio novello. Sì, qui dalle nostre parti c'è, insomma, in abbondanza, e quindi sì, insomma, c'è diverso da assaggiare, ce n'è tanto. L'impegno della Prologo è stato notevole, è notevole rispetto insomma a questa iniziativa positiva, quindi spero insomma che continui a regalarci delle iniziative sempre più importanti e più che richiamano gente un po' da tutto, diciamo, il bacino Folignate, ecco. Ti piace fare l'attività che fa la mamma, fare tutto? Sì. E allora praticamente adesso tu stai imparando e poi diventerai tu l'esercente. Sì, quando è in pensione la sostituisco io.